No, 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 no. Accettando il dolore, accettando la morte, sei diventato il più uomo degli uomini. Sulle tue spalle porti l'intero peso della sofferenza del mondo. Tu muori e noi moriamo con te. Tu risorgi e noi in te abbiamo la possibilità di risorgere. Non è un obbligo, è una porta. Ti hai spalancato con il grande dono della libertà. Signore Gesù, il nostro allontanarci dal mistero della vita ci ha fatto allontanare dal mistero della morte. Quanta solitudine, quanto abbandono, quanta disperazione nelle morti di questi tempi. La vita secondo la carne conduce in un vicolo cieco. Dacci dunque la grazia di stare vicino ai morenti, di tenere loro la mano, di accompagnarli come bambini verso la luce della tua gloria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Decima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce,
Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ormai sono tutti stanchi. L'eccitazione delle prime ore ha lasciato spazio alla spossatezza. Parte della folla ha abbandonato la scena. In fondo è ora di pranzo. Nella calura del mezzogiorno già le mosche depongono le uova nelle ferite e i corvi, attirati dal sangue, sempre più numerosi, si radunano attorno al Golgota. C'è ancora tempo per qualche sarcasmo. Chiama Elia e lascia che venga a salvarlo. Quell'oscurità scesa in un'ora insolita ancora non turba i presenti. È solo quando all'oscurità si aggiunge lo scuotimento della terra che il timore prende molti. I terremoti conducono a noi la forza dell'annientamento. Ciò che abbiamo costruito in pochi istanti crolla, scompare, ritorna indistinto. La morte sacrificale dell'agnello ci riporta alla nostra assoluta fragilità. La terra trema e si libera di noi. Credevamo di avere il mondo in pugno e invece è il mondo a tenerci in pugno. Così non tremino, un tremito accoglie i presenti. Così sorge spontaneo dire: davvero costui era figlio di Dio. La morte è l'unica realtà davvero democratica della nostra vita. Colpisce tutti indistintamente e in tutti suscita sentimenti di paura e di smarrimento. L'umanità di Cristo percorre questa strada fino in fondo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Invece di fare scandalo, queste sue parole ci confortano. Signore Gesù, questi tempi sono oscuri come le ore che accompagnarono la tua morte. In realtà non sono in molti ad accorgersene, perché le luci artificiali compiono egregiamente il loro lavoro. Della nostra lontananza dalla via dell'amore, tuttavia, si è accorta la terra. Da custodi ci siamo trasformati in distruttori. Il degrado della terra non è altro che la proiezione del nostro degrado interiore. La terra ha un cuore di fuoco, mentre nel nostro cuore hanno smesso di ardere le tue parole. Questi due fuochi si illuminano a vicenda. Quando uno si spegne, l'altro divampa. Signore Gesù, l'intero tuo creato è immerso nell'amore. Fa che impariamo nuovamente a percepirlo. Aiutaci ad abbandonare la via del potere e del possesso e a imboccare la via dello stupore. Aiuta i ministri della tua Chiesa a condurci a te, non attraverso fiumi di parole, ma attraverso la contemplazione silenziosa della meraviglia di un fiore. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Undicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù
sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. La folla di schernitori se n'è andata. Sulla scena dell'esecuzione sono rimaste solo molte donne. Non sono le pettegole, non le singhiozzatrici di professione, sono quelle che per 3 anni hanno camminato dietro di lui, hanno mangiato i suoi pani e i suoi pesci, hanno ascoltato le sue parabole, hanno deciso di servirlo. Sono le donne che da lui sono state amate. Loro non gli hanno intimato di scendere, non sono state accecate dalla richiesta dello straordinario. Il fatto che sia morto, come tutti gli esseri umani, non scalfisce la fiducia e l'amore che provano nei suoi confronti. Sanno già che il quotidiano è il luogo dove si è manifestata la sua eccezionalità. Le donne sanno istintivamente ciò che per gli uomini è più difficile comprendere. Tranne Giovanni, i discepoli sono tutti in fuga, mentre loro sono rimaste lì. Per tutto il lungo insopportabile tempo dell'agonia, non hanno mai distolto lo sguardo dal suo corpo. Sono rimaste ad aspettare, umilmente e in silenzio, per poterlo servire per l'ultima volta. Signore Gesù, la Chiesa in cui il tuo Spirito continua a vivere è una barca su cui nessuno più vuole salire. Troppi scandali, troppo potere, troppa banale liturgica bruttezza, troppe bocche che non parlano della pienezza del cuore, troppi occhi che sono lanterne cieche, troppa ignavia, troppo carrierismo mondano, troppa incapacità di parlare alla disperata solitudine dell'uomo contemporaneo. Sapendo quanto tu hai amato le donne e quanto il fondamento della fede in te poggi su viscere materne, risulta strano vedere che la tua Chiesa è composta soltanto da uomini. Eppure tutto il creato vive e palpita nella dualità. Il maschile e il femminile si illuminano l'un l'altro, ricreandosi a vicenda. Quando la realtà si colora di una sola tinta, è facile che presto si trasformi in sterilità. Signore Gesù, per le donne che ti hanno atteso ai piedi della croce, fa che la tua Chiesa perda il timore nei confronti della femminilità, che sappia aprirsi al suo genio e accoglierlo per rinnovarsi nella luce della maternità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
grazie mille. Un'ultima parola prima di chiudere questa giornata particolare. Il Vangelo di San Luca conclude il racconto della passione di Gesù quando ormai lui
aveva pronunciato le ultime parole, tutto è compiuto, quando ormai lui era spirato. E San Luca descrive l'atteggiamento della folla con queste parole. Le folle di Gerusalemme, al vedere questo spettacolo, se ne tornarono a casa, battendosi il petto. Ci fa pensare che San Luca usi questa parola, questo spettacolo. Noi usiamo questa parola per dire le cose divertenti, le cose che ci sollazzano. E invece San Luca la usa volutamente, questa parola, per farci riflettere, perché davvero per tanti fu uno spettacolo. Tutti quelli che per tutto il tragitto della Via Crucis avevano insultato Gesù, lo avevano provocato, e perfino quando stava esalando l'ultimo respiro qualcuno trovava ancora la voglia di insultarlo, di provocarlo. Scendi dalla croce, così potremmo credere in te. Dunque uno spettacolo, ha salvato gli altri, non ha salvato se stesso. Ma che razza di messia è questo? Come pensa di cambiare il mondo? Se si è fatto uccidere senza muovere un dito. Non è un uomo forte, potente. Non ha la polizia al seguito che lo difende. Solo, perfino i suoi amici più cari lo avevano abbandonato. Ebbene, al vedere questo spettacolo, comunque le folle di Gerusalemme tornarono a casa battendosi il petto. Ecco, io mi chiedo e vi chiedo, vi rilancio questa piccola domanda. Le folle di Andria come torneranno a casa questa sera? Mi auguro, vi esorto a tornare a casa battendovi il petto, cioè chiedendo umilmente perdono al Signore, perché vorremmo davvero comprendere che la morte in croce di Gesù non è l'atto di esaltazione di un pazzo, ma è l'atto supremo di amore, di fronte al quale c'è poco da discutere, c'è poco da ragionare, c'è poco da distinguere. O lo si accetta e ci si batte il petto, oppure niente, non è successo niente. Cari fratelli, torniamo a casa questa sera pensosi. Le belle meditazioni che ci hanno accompagnati lungo il percorso ci hanno dato tanti spunti davvero pregevoli e intensi, e penso che saranno rimasti impressi a tutti noi. Portiamole nel cuore tornando a casa e battiamoci il petto, pentendoci dal peccato, pentendoci soprattutto da uno stile di vita in cui ha ancora troppo poco posto l'amore, quell'amore che Gesù ci ha insegnato e mostrato morendo in croce. Preghiera alla Sacra Spina. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, tu hai voluto che per un misterioso disegno della tua provvidenza una spina della croce che trafisse dolorosamente il capo del Signore nostro Gesù Cristo giungesse nella nostra chiesa di Andria e fosse in essa custodita per secoli con incessante culto di amore e venerazione. Ardentemente ti chiediamo, fa che noi tutti viviamo questo dono della tua provvidenza come una vocazione per la nostra Chiesa, a saper custodire con devozione questa sacra e preziosa reliquia e a saper vedere in essa il segno concreto
dell'immenso amore tuo per tutta l'umanità. Fa che, soggiogata da questo amore di predilezione, la nostra Chiesa sappia vedere e riconoscere tutte le spine che trafiggono il cuore e la vita di tanti nostri fratelli. Sono le spine causate dal lutto, dalla povertà, dalla solitudine, dalla emarginazione, dalla malattia, dalla perdita e dal vuoto dei valori. Sono le spine per le quali già l'antico profeta Isaia disse: egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, egli è stato trafitto per le nostre iniquità. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Fa, o Signore, che venerando questa sacra spina, noi possiamo essere guariti dal peccato e dall'egoismo. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.